Era il lontano 2013 quando nelle sale cinematografiche uscì The Conjuring, l'evocazione, James Wan dietro la macchina da presa, horror bellissimo. Si parlava di Ed e Lorraine Warren, i demonologi più famosi del mondo, marito e moglie ai tempi dell'uscita. Lorraine era ancora viva, Ed era già morto. Fatto sta che questo film ebbe molto successo, da lì si diede inizio a questo universo. Ci fu sia il seguito dell'evocazione nel 2016 con The Conjuring 2 e il caso Enfield, con sempre James Wan dietro la macchina da presa, altro film che ho amato, e poi vari Annabelle, Iurone di qui e di là, The Nun, insomma i vari spin-off. The Conjuring è un dittico che ho sempre amato, che mi sono rivisto anche prima di vedere questo terzo capitolo che è approdato nel giugno del 2021 in Italia al cinema e tuttora continua a piacermi da morire. Certo, James Wan è un regista per cui io ho un debole, lo amo dai tempi di Solo Enigmista, però torniamo a The Conjuring, per ordine del diavolo, questo terzo capitolo che dietro la macchina da presa non avrebbe avuto nuovamente James Wan, bensì Michael Chaves o Chaves, non so come si pronunci, so solo che quando lessi che dietro la macchina da presa ci sarebbe stato questo regista, beh, mi vennero dei brividi di paura, ma non perché il film è un horror, ma perché Michael Chaves o Chaves ci avesse preso con il film precedente, cioè La Llorona, Le lacrime del male. Le uniche lacrime che in quella sala si versarono furono quelle di noi spettatori vedendo un film orrendo come quello. Quindi quando lessi che non solo aveva floppato di brutto con La Llorona, che è un film che mamma mia, ma che avrebbe preso in mano le redini proprio del Conjuring principale, no? Proprio della saga degli Ed e Lorraine Warren, ho detto mamma mia, speriamo in bene, speriamo veramente che stavolta abbia dimostrato di saperci fare. Il trailer effettivamente non mi sembrava così male, anche se già dal trailer si percepiva la mancanza di Wan, James Wan che comunque collabora al soggetto di questo terzo capitolo e fa parte dei produttori. Sono andato a vederlo al cinema, fortunatamente una sala quasi mezza piena e mi ha fatto piacere vedere tante persone al cinema, vedere che anche in Italia si ha voglia di riempire quelle poltroncine, tornare in sala piuttosto che vedersi tutto in streaming. The Conjuring è sempre stato un tipo di horror che ha portato molte persone al cinema, quindi che ce ne siano di più di questi film. E con mia estrema sorpresa vi posso dire che questo film mi è piaciuto, non me lo sarei aspettato di apprezzarlo come sono riuscito a fare. Sicuramente è il peggiore dei tre, questo dobbiamo dirlo subito, ma questo ancora prima di vederlo lo sapevo, cioè se mi metti un Shaves dopo James Wan, cioè è ovvio che il film non sarà mai all'altezza di uno che ha dimostrato di avere due cosiddetti là sotto in anni e anni di carriera. Michael Shaves si è fatto le ossa con cortometraggi e poi con La Llorona si è rotto le ossa perché veramente, vabbè, ma se avete visto il film lo saprete, poi magari a voi è piaciuto. Fortunatamente in questo film che non è esente da difetti, perché i difetti ci sono anche qua, fortunatamente però si racconta una storia che appassiona, che intrattiene, che sa spaventare, per l'amor di Dio ci sono i jumpscare, però non ci troviamo di fronte a quegli orribili jumpscare visti ad esempio in un Llorona, Le lacrime del male. Sicuramente qua Michael Shaves riesce a fare qualcosa di meglio perché è un po' come quello studente, tipo il Paolo Innocenti che a matematica prendeva sempre 4 e poi magari diceva vabbè anche il prossimo compito tanto lo sbaglierò di sicuro perché io e la matematica proprio siamo due cose diverse, poi magari riusciva a farsi aiutare durante la verifica e ci prendeva un voto che insomma fosse superiore alla sufficienza. Ecco, in questo caso uguale, Michael Shaves si è fatto aiutare da chi? Da James Wan e dagli sceneggiatori Shad e Cary Ice, che anche se non tornano in questo film, perché anche loro hanno preferito sceneggiare The Turning, la casa del male, mamma mia, però sicuramente il nostro Michael Shaves si doveva soffermare su dei personaggi già esistenti, già creati, già ben scritti, quindi diciamo che non doveva ripartire da zero come con La Llorona. E quindi sicuramente lui si è dedicato a esplorarli maggiormente, ma non a mostrarceli per la prima volta, quindi sicuramente aveva anche la strada un po' già spianata.
E riesce anche a regalarci delle sequenze che tutto sommato sono affascinanti, accattivanti. Ci sono delle sequenze dove si gioca con l'horror che poi magari perdono un po' di potenza dal momento in cui ci inserisce il jumpscare che ci si aspetta, però ripeto, sono molto più forti e belle le scene in cui si costruisce la paura attraverso il silenzio, attraverso la musica, attraverso la fotografia, attraverso il montaggio rispetto ai momenti in cui appare il demone di turno di fronte alla macchina da presa. Poi ci sono anche dei jumpscare riusciti, però secondo me The Conjuring, per ordine del diavolo, non si ricorda per i jumpscare, cioè a differenza di un The Conjuring il caso Enfield, no? Che invece aveva dei jumpscare che tuttora si ricordano, il quadro, no? Di Valak che poi dal muro si stacca con la suora dietro e la nostra Lorraine che scappa e la suora si avvicina sempre più a lei. Sicuramente James Wan già con The Conjuring e The Conjuring il caso Enfield sperimentò due tipi diversi di regie. Io ho sempre apprezzato di più, amandoli entrambi, il caso Enfield, invece rivedendoli, perché poi più si cresce, più si cambia, rivedendoli per l'ennesima volta prima di andare a vedere per ordine del diavolo, ho apprezzato di più il primo Conjuring, The Conjuring l'evocazione, perché nel primo The Conjuring il nostro James Wan, omaggiando anche il cinema horror anni 70-80, decide di giocare tanto sul vedo non vedo e quanto fa paura quel vedo non vedo. Batti mani. Quel vedo non vedo lì è molto più spaventoso rispetto al mostrar qualcosa, no? Qualcuno dietro la porta, il buio e l'espressione terrorizzata dei bambini, delle bambine, dei protagonisti, senza che noi si veda cosa ci sia però dietro quella porta. Bathsheba, l'esorcismo finale, la possessione nella cantina della madre. Sicuramente il primo film giocava molto su questo mostrare poco e far sì che lo spettatore potesse immaginarsi ciò che di terrorizzante stessero vedendo i nostri protagonisti. Con questo poi effetto che amo, di questo zoom lento che crea estraniamento, no? Questo zoom che in maniera molto 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 lenta ci catapulta anche dal dentro casa al fuori casa con questi continui giochi dentro casa, fuori casa, intanto questo zoom molto lento che ci fa provare quasi un senso di smarrimento e di disorientamento che crea ancora più suspense e più paura. Nel secondo invece gioca molto sul mostrare, quindi c'è un James Wan che vuole sperimentare, che vuole inserire più jumpscare, sicuramente però per la maggior parte sensati e non tirati via, vuol mostrare, quindi si gioca di più con lo spavento attraverso sì la costruzione della paura, ma anche senza l'utilizzo del jumpscare, ma anche poi con il jumpscare che arriva. Se voi guardate le regie dei due film, noterete che seppur siano dirette dallo stesso autore, siano in realtà diverse. In questo caso Shaves abbonda, esagera e lo percepiamo sin dall'inizio del film in cui un bambino sta ricevendo un esorcismo perché è posseduto da un demone terribile e quindi ci sono i coniugi Warren e quindi siamo negli anni 80, c'è un prete esorcista e quindi c'è la sorella del bambino con il fidanzato della sorella del bambino che cercano di tenerlo fermo al tavolino e lui intanto che ringhia si dimena come se fosse un animale selvaggio. Un bambino che sta soffrendo tantissimo e lì percepiamo quanto Shaves voglia esagerare anche con la CGI, infatti uno dei difetti del film lo possiamo attribuire ad una CGI in certi momenti non del tutto riuscita. Quando il bambino all'inizio si divincola, no? Si contorce quasi come se non avesse articolazioni, cioè fanno sempre effetto quelle scene quando si parla di persone possedute, però si ricorre alla CGI e ciò si nota e ciò si percepisce in certi momenti. Ti rendi conto che non sia proprio una CGI perfetta. Invece, se ricordate la possessione di The Conjuring, l'evocazione, beh, lì ci si spaventava davvero senza il bisogno di esagerare, senza il bisogno di distruggere tutto, eppure in quello scantinato, quella donna, no? Legata a quella sedia con un telo bianco sul volto, faceva spaventare anche solo
alzandosi in volo per un attimo e producendo una voce demoniaca. In questo caso invece Shaves esagera, quindi esplosioni in questa stanza che si distrugge, piatti che volano, uno prende nella testa al prete poverino che poi non si risveglia più, e infatti c'è il fidanzato della sorella del bambino che guarda il bambino in faccia e gli dice: "Prendi me, prendi me, prendi me". Vi ricorda nulla questa cosa? Ovviamente il film è molto citazionistico, si cita l'esorcista sin dal momento iniziale in cui arriva il prete, no? E la macchina che si apre, lui che scende, inquadratura da dietro con il prete e la casa dove c'è dentro il bambino posseduto e questa nebbia, chiara citazione all'esorcista, e poi prendi me, prendi me, prendi me, altra citazione all'esorcista, e il demone, se tu mi dici di prenderti e ti prendo. E quindi il demone passa dal bambino al fidanzato della sorella. E ovviamente i coniugi Warren dovranno poi, dopo essersi ripresi, perché questo esorcismo metterà a dura prova anche la salute di Ed, sempre interpretato da Patrick Wilson, e Lorraine Warren, sempre interpretata da Vera Farmiga, e dopo aver messo a dura prova la salute del nostro Ed, scopriamo che il nostro ragazzo, il nostro Ernie, con il demone dentro, abbia ucciso il suo padrone di casa. Viene ritrovato in stato confusionale per strada, e lui continua a dire: "Io ho agito per ordine del diavolo", cioè io ero posseduto nel momento in cui ho ucciso con svariate coltellate questa persona. Con la fidanzata che sostiene quanto tutto ciò che dicesse il ragazzo fosse vero, ovviamente però bisogna convincere poi i giudici, bisogna convincere il tribunale, quindi si è creato sicuramente un precedente nel panorama tribunalistico americano. Per la prima volta un uomo che è stato fermato dopo aver ucciso una persona si difende con il suo avvocato dicendo che ha ucciso per ordine del diavolo, che in quel momento avesse dentro un demone. E ovviamente i nostri coniugi Warren devono fornire le prove al tribunale per far sì che non vada incontro il nostro Ernie alla pena di morte. Questo è il film, un film che si rifà a una storia vera. Sul finale poi ascolteremo anche la vera registrazione del bambino posseduto, vedremo dei frammenti di interviste fatte ai coniugi Warren in cui proprio loro sostenevano quanto non fosse facile anche parlare con la giustizia e far credere loro che potesse entrarci il maligno. Il film poi ovviamente, seppur si rifaccia ad una storia vera, romanza tutto ciò che è accaduto, perché ci si rifà ad un esorcismo realmente accaduto, questo bambino realmente è stato esorcizzato, veramente Ernie ha ucciso il suo padrone di casa. Però ovviamente poi il film, quando gioca sull'investigare, no? È un film molto di investigazione anche, quando i nostri Ed e Lorraine Warren devono investigare, poi si forma una storia ovviamente fatta apposta per il film, ma come accadeva in The Conjuring l'evocazione, in The Conjuring il caso Enfield, ci si rifà un qualcosa che è accaduto realmente e poi ovviamente si romanza, come è giusto che sia. La sceneggiatura di David Leslie Johnson e di McGoldrick non è affatto male. Sicuramente è importantissimo l'amore, l'amore che vince su tutto, ci si sofferma anche sulla relazione dei coniugi Warren e quindi sul sentimentale si va ad un certo punto, e questa cosa l'ho apprezzata molto, no? Mettere un attimo da parte l'horror per raccontare come si sono conosciuti i nostri due protagonisti. Già in The Conjuring e in The Conjuring il caso Enfield si percepiva quanto i due si amassero. C'era una scena bellissima in cui Ed Warren in The Conjuring, il caso Enfield, cantava e suonava con la chitarra Elvis Presley. Anche qua si rammenta Elvis Presley. Si percepiva in quella scena quanto Ed e Lorraine si amassero. In questo caso quindi si parla ancora di più della loro relazione, del loro sentimento, di quanto l'amore possa salvar tutto. E una cosa molto interessante, uno dei pregi di questo film, è che non si limita a mostrare solo un evento paranormale, quindi il dover cacciare degli spiriti maligni, ma in questo caso ci si rifà anche a coloro che invocano questi spiriti maligni, e quindi si parla di Sabba, e quindi si parla di messe nere, e quindi si parla di discepoli del demonio, persone che magari hanno scagliato una maledizione, un maleficio contro la famiglia del nostro Ernie.
Quindi cercare di percepire chi ci possa essere dietro, si parla proprio quindi di persone in carne ed ossa e non solamente di spiriti maligni e di demoni. Questo sicuramente è un pregio. Ci sono delle scene che ho apprezzato. Il momento in cui il nostro protagonista si rende conto che qualcosa non va e quindi si sciacqua il viso, intanto c'è questa inquadratura da dietro che lo mostra proprio intento a percepire che qualcosa in lui stia cambiando con questa fotografia. Dove in certi momenti si opta per, diciamo, un filtro più caldo, dove si opta anche per questo colore giallastro, quasi che ci faccia percepire un deserto, questa nebbia che sale, questa polvere del deserto, dove magari il nostro esorcista incontrò per la prima volta Pazuzu nell'esorcista, visto che per Ordine del Diavolo è un film molto citazionistico, quindi ci sta anche questa fotografia un po' più calda, questa sensazione di nebbia, no? Questa atmosfera proprio nebulosa, come effetto fotografico, ci sono delle scene secondo me che riescono a spaventare. Sicuramente si abbonda troppo con la CGI, e quindi in certi momenti percepiamo che il tutto non è fatto al meglio. Ci si distanzia molto dal The Conjuring, l'evocazione iniziale, anche se si rispetta i canoni imposti da James Wan. Con un inizio in cui c'è il fermo immagine, l'immagine che diventa in bianco e nero, e poi i titoli che scorrono dal basso verso l'alto, che ci fanno subito immedesimare nella situazione che il film racconterà, e poi The Conjuring per Ordine del Diavolo. Quindi non si fa un qualcosa di diverso, si rispetta ciò che ha creato il nostro James Wan. Patrick Wilson e Vera Farmiga sono, secondo me, sempre bravissimi. Michael Shaves opta per mostrare spesso una Vera Farmiga struccata, una Lorraine Warren completamente struccata e completamente innamorata del suo Ed, e questa è una scelta che ho apprezzato perché si mostra proprio la bellezza di Lorraine Warren senza il bisogno di farla vedere agghindata o truccata, insomma, la bellezza della donna per com'è e l'importanza dell'amore, un amore che unisce i due da oltre 30 anni. Un amore che è nato in un cinema, così come è nato il nostro amore per i coniugi Warren proprio al cinema, nello stesso posto, vedendo The Conjuring. Ora non ci sono più, sono morti entrambi, evviva la figlia che ha avuto un bel da farsi con la nostra Annabelle nel terzo capitolo dedicato alla bambola, che anche qua vediamo per pochi istanti, però si rammenta Annabelle. Forse si vede troppo poco qua la figlia, ecco, l'avrei fatta vedere un po' di più, la figlia cresciuta e nulla, quindi per quanto riguarda la parte generale non posso dire più di tanto per non rivelarvi niente, vi posso solo dire che Michael Shaves non sembra nemmeno quello della Llorona, quando ricorda la Llorona questo film lo fa nei momenti in cui si vuole esagerare con i jumpscare non richiesti. Perché in certi momenti, altrimenti, non andremmo a pensare che il regista sia il solito. Vi basti pensare anche alle scene iniziali in cui magari il bambino si ritrova in questa doccia e te ti aspetti, conoscendo chi sia il regista, che appaia un mostro da un momento all'altro, invece forse non sarà così, e quindi si gioca anche con l'illudere lo spettatore e ovviamente riuscendo a farlo spaventare perché si aspetta che ti appaia il mostro così pronto a far paura e invece non è accaduto e quindi Michael Shapes fa anche qualcosa di buono ogni tanto. Poi ci sono anche dei jumpscare che ci stanno bene, dei jumpscare che si distanziano molto da quelli orrendi presenti nella Llorona in cui ce n'era uno uguale per tutto il film. Quindi mi piace il tema che viene trattato, l'amore che vince su tutto, la fede. Mi piace il fatto che nuovamente ci si soffermi sull'aspetto sentimentale e sulla relazione dei due protagonisti. Che stavolta ci si soffermi anche sulle persone, non solo sugli eventi, e quindi ci sono anche delle persone che stanno facendo qualcosa per onorare il male, e non solo persone che subiscono il male. Quindi questa cosa mi ha interessato molto, che si parli di malefici, che si parli di qualcosa di diverso, rifacendosi ad una storia vera, però poi andando a romanzare. Nella storia vera il ragazzo si sposò poi in carcere con la sua fidanzata, tuttora sono sposati anche se lei purtroppo è morta poco prima dell'uscita di The Conjuring per Ordine del Diavolo per un cancro, ma era stata anche
contattata per quanto riguarda la produzione del film, per dare dei consigli e per raccontare ciò che solo lei aveva vissuto al meglio in quegli anni brutti e terribili che avevano reso il suo ragazzo protagonista di questo omicidio. Fatto sta che nella realtà non si parlava di pena di morte, nel film sì, e che nella realtà non è stato nemmeno ascoltato l'avvocato che voleva difendere il suo assistito, attribuendo l'omicidio a un ordine del diavolo e quindi cercando di far credere a tutti che ci fosse l'influenza del maligno. Venne condannato dai 10 ai 20 anni di carcere, anche se poi ne scontò solo 5, poi venne rilasciato per buona condotta. Ci furono anche poi delle sorprese nel corso degli anni, perché tipo il figlio dei nostri due protagonisti, anni dopo, disse che i coniugi Warren si fossero inventati tutto per ancora rendersi più noti. Per quanto riguarda anche l'opinione pubblica, per rendersi noti, per farsi più pubblicità, mentre invece i due protagonisti hanno sempre continuato a dire quanto fosse vero e quanto veramente il demonio ci avesse messo il suo zampino. Noi non possiamo saperlo, noi non eravamo lì, però possiamo dire che i coniugi Warren, cinematograficamente parlando, li amiamo. Sappiamo che nel film sono due persone per bene che lottano per il bene e per la bontà, che non hanno mai chiesto soldi così come nella vita vera per i casi che portavano avanti, cercavano di aiutare le persone. Poi chi lo sa quale sia la verità? Io ho profondo rispetto per queste due persone, per quel che hanno fatto, perché comunque hanno regalato del bene al prossimo. Poi se ci fosse lo zampino del male, se ci fosse una malattia mentale, questo non lo possiamo sapere, fatto sta che il protagonista ha scontato 5 anni di carcere, una persona l'ha uccisa davvero e insomma il film questo ce lo mostra, ma facendoci capire anche quanto sia importante la fede, quanto sia importante l'amore, perché l'amore, ripeto, può trionfare e vincere su tutto. Quindi, Michael Chaves, dai, dopo tante insufficienze, sei come, ripeto, il Paolo che andava alle superiori e sbagliava a matematica. Fai sì di essere promosso a fine anno e quindi magari, visto che hai in cantiere un altro film che sarà prodotto da Michael Bay e questa cosa mi spaventa, però speriamo che mi spaventi per altri motivi il tuo prossimo film. In questo caso hai fatto un qualcosa di godibile, un qualcosa che non si avvicina ai primi due, questo lo ribadisco, però che ha anche dei pregi, che ha i suoi difetti. Per ordine del diavolo, spero che andiate a vedere questo film in sala, che mi diciate la vostra, se anche a voi è piaciuto. Per me, ripeto, è stato veramente un film godibile. Un horror apprezzabile, sicuramente superiore alla maggior parte degli horror mediocri o orrendi che escono nelle sale, negli ultimi anni, quindi spero che La Llorona sia stato solamente un passo falso e che ora si possa cominciare a ragionare. Se solo Chaves imparasse un po' di più a limare questa voglia di esagerare, di inserire, no? Anche una CGI scadente, non orrenda come nella Llorona, però scadente, se solo capisse, e in questo film in certi momenti lo dimostra, che si spaventa molto di più con la creazione della paura, con le atmosfere piuttosto che con il mostro che appare, però almeno qualche jumpscare è anche ben fatto. Ditemi la vostra nei commenti, io passo adesso alla parte spoiler per rivelarvi più nello specifico ciò che mi ha colpito. Vi ricordo che nelle info di questo video troverete tutti i link per abbonarvi al canale e che abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto ragazzi, mentre chi ha visto il film può continuare a seguirmi in questa parte dove rivelerò a tutti voi i momenti che più mi hanno colpito. Ci siamo! Avete chiuso? Ok. Allora, partiamo dall'inizio. L'esorcismo iniziale. Molto forte, molto devastante proprio anche a livello di impatto, no? Su quella casa. La casa viene distrutta. Mi è piaciuto il momento in cui il bambino sente dei colpi provenire, dalla sua stanza e quindi si rinchiude nella vasca. Te ti aspetti che appaia il mostro, invece, dopo questi istanti di silenzio, si vede una mano sulla tenda e il sangue che comincia a cadere dalla doccia, no? Quindi lui apre l'acqua e invece che acqua esce sangue, sembra proprio di ricordarsi il lavandino di It, no? Però una cosa diversa dal solito, poi invece quando l'esorcismo diciamo inizia e quindi si comincia a tutto muoversi, a contorcersi su questo tavolino, percepiamo che ci sia molta CGI e nemmeno ben fatta. Peccato non abbia imparato da Wong di The Conjuring, però fatto sta che non è che sia così orrenda come in altri casi, cioè ho visto il sacro male come un
uno tra gli ultimi film horror al cinema, e lì veramente si rasentava il ridicolo. In questo caso, invece, ho visto ben di peggio. Mi piace che Ed abbia problemi di cuore, mi piace che si citi l'esorcista e quindi prendi me, il demone che prende il fidanzato della sorella del nostro bambino, i Warren che vanno all'ospedale, la situazione che sembra risolta per poi scoprire quando Ed si sveglia che ha visto che il demone è passato da un corpo ad un altro e quindi tornare lì ovviamente in quella casa prima che accada una disgrazia, ma la disgrazia accade e quella è una delle scene più belle. Il momento in cui il nostro Ernie torna a casa dal lavoro devastato, sta male, intanto il padrone di casa che ha alzato il gomito comincia a bere, a scherzare, intanto call on me, oh, call on baby, e intanto con questa canzone in sottofondo, in puro stile anni 80, call me, mi è venuta in mente anche un po' la bambola assassina, ovviamente sentendo questa, e chi è un amante della saga capirà perché, e quindi c'è questo omicidio, ed è proprio bella la messa in scena di quell'omicidio, quando il nostro protagonista, con questa musica che risuona nelle sue orecchie, comincia a sudare, comincia quasi a perdere i sensi e comincia a vedere nel nostro padrone di casa un demone, comincia a vedere un essere maligno e quindi comincia a scappare con questi cani, no? Sul luogo di lavoro proprio, questi cani rinchiusi nelle gabbie, intanto questi cani che abbaiano e lui che corre tra essi, per poi cadere a terra, voltarsi, pum, buio pesto. Ovviamente dopo il buio che si diffonde sullo schermo, arriva veloce il nostro padrone che poi verrà ucciso e che il nostro protagonista scambia per un essere maligno. E ricordandoci che il nostro protagonista ha dentro di sé il maligno, si fa molto più effetto la scena nel momento in cui lui cade e vede tutto buio piuttosto che quando arriva lui col jumpscare, però vabbè, pazienza. Infatti io mi complimento con Chiefs per la messa in scena fino al jumpscare, poi il jumpscare poteva essere anche evitato perché già quella scena aveva molto, secondo me, aveva molta potenza, molto impatto anche nei confronti dello spettatore, sullo spettatore senza anche l'utilizzo del jumpscare. Però vabbè, a parte questo, mi piace quella scena, la scena di lui che poi si ritrova insanguinato a camminare spaesato sulla strada, lui che verrà portato in carcere, e poi ovviamente il film si sviluppa con i nostri Ed e Lorraine Warren che per far sì che non vada incontro alla pena di morte debbono tornare indietro, ripercorrere tutto quel caso e capire cosa ci sia dietro. E quindi scopriamo che si tratta di un maleficio, scopriamo che sono state fatte delle maledizioni per far sì che delle persone morissero e quindi per donare delle anime al diavolo. E quindi ci sono delle persone, scopriremo che poi dietro c'è una donna, e chi è questa donna? La donna è la figlia di questo prete che già anni prima aveva lottato contro i discepoli dell'Ariete, così si chiamavano questa setta satanica, e quindi vanno a chiedere spiegazioni a lui, che anche lui ha il suo museo in casa come i Warren. Però tiene nascosto il fatto che sia la figlia perché la vuole difendere. Sappiamo nell'universo Conjuring quanto le figlie siano un po' sbandate, pensiamo anche proprio ad Annabelle Higgins. E quindi coniugi Warren che si ritroveranno ad essere maledetti pure loro perché ci sono tre maledizioni, quindi al bambino, all'amante, al figlio di Dio. E quindi, caspita, tre maledizioni. Bisogna interrompere questa maledizione andando a distruggere l'altare dove questa maledizione ha preso vita. Dov'è quest'altare? Forse sottoterra, e quindi poi ci si recherà sottoterra dopo che più volte anche il nostro Ed ha avuto delle visioni perché è stato maledetto, vede questo essere obeso, no? Questo morto che cammina, che gli corre incontro. Belle le due scene in cui anche all'obitorio c'è questo mostro, questo uomo mostruoso, obeso, che corre contro di lui e che corre contro Lorraine. Quella scena mi è piaciuta, bravo Michael Chaves. Bisogna andare nei sotterranei, però prima la nostra Lorraine, attraverso il contatto, cerca di percepire cosa possa esserci, dove sia finita una ragazza uccisa, una ragazza che anch'essa era stata maledetta, che ha ucciso la sua migliore amica prima di perdersi tra questi boschi, no? E cadere poi giù da un dirupo. Bella la scena in cui Lorraine rivive l'uccisione di questa ragazza che era con la maledetta, diciamo, e poi corre proprio come è corsa via questa ragazza e manca poco, cade giù nel dirupo perché
viene afferrata ad una caviglia da questo essere, intanto Ed che si getta per tirarla su. L'amore, l'amore salvifico, l'amore che trionfa, Lorraine che se la vede brutta, Ed che veramente ci rimette tra un po' a un infarto, che sta per svenire mentre la rincorre, ma l'amore salvifico. Bello il momento in cui si parla del primo incontro tra Lorraine e Ed al cinema, proiettano i tre moschettieri. Lui lavora come maschera in sala, lei era lì con un'amica e i due poi si cominceranno a frequentare, si daranno questo bacio sotto ad un gazebo che poi tornerà sul finale. Bello, questo momento in cui si mette un attimo da parte l'horror per parlarci della relazione sentimentale di queste due persone. Molto romantico quel momento, mi piace che si parli di questa storia d'amore fra due persone che si credono. L'una crede nell'altra, c'è Lorraine Warren che più volte in questo film mi ha ricordato Xavier, chissà un dialogo mentale tra Charles Xavier e Lorraine Warren. Comunque si vanno nei sotterranei, c'è un omaggio a Shining perché il nostro Ed viene posseduto e quindi citiamo anche Amityville Horror visto che si parla dei Warren, viene posseduto, è stato maledetto, intanto c'è questa donna, il bene che si contrappone al male, un film molto sul femminile, dove le donne combattono, una donna che rappresenta il bene, una donna che rappresenta il male, la donna che uccide il padre sgozzandolo e la nostra è Lorraine che comincia a correre per questi cunicoli con il nostro Ed che con in mano questa mazza cerca di ucciderla e lei che gli entra nella testa per fargli ricordare chi lei fosse, con l'amore che li unisce. Caspita, mi sono dimenticato le pillole, lei che apre la collana con la sua foto e la pillolina. Parte la colonna sonora che noi tutti abbiamo apprezzato anche nei due film precedenti del Conjuring Universe. I due che si salvano, l'esorcismo che intanto parallelamente viene portato avanti da questo prete nel carcere, in cui il nostro Ernie è sempre più debilitato e sta per uccidersi perché è questo che vuole il demone. Però anche lì, grazie all'amore, il tutto viene risolto, grazie all'amore del nostro Ernie con la sua ragazza con cui poi si sposerà, grazie all'amore dei coniugi Warren, i coniugi Warren che vedranno di fronte a sé la donna, la figlia dell'altro prete che non avendo dato anime al diavolo, il diavolo si prende la sua. Quindi tutto è bene quel che finisce bene, anche se poi il nostro Ernie verrà comunque condannato a soli 5 anni. Nel film si parlava di pena di morte, quindi ci fa capire che non è stato condannata alla pena di morte, che i due poi si sono sposati, che stanno bene, anche se poi lei purtroppo, ripeto, è morta prima che il film uscisse. Mentre nella realtà non è stata nemmeno ascoltata, documentandomi un po' la versione dei fatti che vedeva protagonista il diavolo come tentatore, no? E come spirito maligno che avesse portato il nostro Ernie ad uccidere il suo datore di lavoro e padrone di casa. Quindi, beh, sicuramente nel film si romanza, ma giustamente, perché si vuole raccontare la storia dei coniugi Warren e di ciò che hanno provato, e quindi è ovvio che si crede ai coniugi Warren, che si racconta dal loro punto di vista, che si metta in scena una storia dove l'amore è un elemento salvifico, dove le scene horror per la maggior parte sono ben realizzate, dove ci sono dei difetti, ma comunque non così gravi da compromettere troppo la visione del film. Certo, ripeto, James Wan con l'evocazione Il caso Enfield ha fatto un qualcosa di superiore, però sinceramente da Shapes mi aspettavo molto peggio, non mi aspettavo che riuscisse a portare a termine comunque un film come questo, che rivedrò volentieri, che acquisterò originale come ho originali i primi due, anche se prima o poi mi auguro che Wan riprenda in mano qualche film di questa saga. Avrei voluto si vedesse di più la figlia dei Warren, che si vede un attimo in ospedale e poi non si rivede più. Avrei voluto si vedesse un po' di più il museo. Fatemi vedere meglio Annabelle, che anche se la conosciamo bene fa sempre piacere vederla quando non crede, come dice la donna lì in tribunale, prima di convincere, voi dovreste convincere il tribunale, ma non riuscite a convincere nemmeno me, come parla, no? La donna, la poliziotta, se non erro, chi era, ora non ricordo. Ah, no, non ci crede, venga a casa nostra, le facciamo conoscere Annabelle e poi ci dirà se continuerà a non crederci. Mi piace questa sottile ironia. Hai conosciuto Elvis? Sì, ma prima o dopo che morisse? Prima e dopo.
Bello citare Elvis nuovamente dopo il momento bellissimo nel caso Enfield in cui il nostro Ed cantava proprio Elvis Presley. Questo è The Conjuring per ordine del diavolo, con durante i titoli di coda lo schermo che tra un nome di un attore ed un altro che ha preso parte al film, sullo schermo viene riprodotta la registrazione originale dell'esorcismo al bambino, molto inquietante, molto spaventoso. E ovviamente poi con la fine del film che ci fa sperare in una futura prosecuzione di questo universo, perché io mi auguro di vedere ancora altre storie con i coniugi Warren, mi auguro di vedere ancora altri film con i casi più importanti e conosciuti, ma anche sconosciuti dei nostri coniugi Warren. A differenza dei primi due film in cui si iniziava con un riferimento ad un altro caso, in questo caso non c'è alcun riferimento ad altri avvenimenti, se nel primo all'inizio si parlava di Annabelle, che poi ha avuto uno spin-off, nel secondo si parlava di Amityville, in questo caso invece no, si parte subito con prima l'esorcismo a David e al bambino e poi l'esorcismo a Ernie. Certo, mi piacerebbe molto che prima o poi trattassero meglio la vicenda Amityville. Dopo che già hanno fatto tanti film, però un Amityville Horror con i nostri Ed e Lorraine Warren mi piacerebbe vederlo dopo quel poco che abbiamo visto, ma di molto convincente, nel sequel Il caso Enfield. Fatto sta che sarò curioso di sapere la vostra. E nulla, i difetti ve li ho detto, ve li ho detti, ci sono, CGI troppo scadente in certi momenti, forse si abbonda troppo con i jumpscare quando non sono richiesti, perché Chaves ha dimostrato che se vuole sa far spaventare, infatti le scene migliori sono proprio quelle in cui si costruisce la paura. Mi piace tanto la scena del ragazzo piegato, no? Che si sciacqua la faccia, intanto questo senso di spaesamento che grazie alla fotografia riusciamo a percepire anche noi, ma so che può fare ancora di meglio e quindi un caro saluto, attendo la vostra ovviamente recensione nei commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto anche a voi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!